Un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci seguono e che insieme a noi vogliono interrogare la fede e lasciarsi interrogare dalla fede. Ben ritrovati in questo spazio di approfondimento curato dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso d'Aquino. Un polo teologico, quello che sorge a Napoli, Viale Colli Aminei, che da sempre ha fatto del dialogo tra le religioni un marchio di fabbrica, tanto da aver creato presso l'Istituto di Cristologia un laboratorio che prende il nome di Fede, Ragione, Religioni e da aver avviato finanche un percorso di studi specialistici dedicato all'ecumenismo e al dialogo tra le fedi e le culture. Ed è proprio in collaborazione con il laboratorio Fede, Ragione, Religioni che nasce la puntata di oggi, nel corso della quale cercheremo di capire qual è stato il contributo delle religioni al tempo della pandemia, ovvero in che modo ciascuna religione ha elaborato risposte per interpretare la realtà della pandemia, o ancora quali riflessioni hanno elaborato le diverse religioni per comprendere, per vivere ed affrontare l'epidemia che ha sconvolto le nostre vite. E lo faremo nell'ottica di quella fraternità universale che sta molto a cuore al nostro Papa Francesco e che è centro del documento di Abu Dhabi, siglato appunto dal Sommo Pontefice e dal grande Imam di Al-Azhar. Lo faremo insieme a degli straordinari compagni di viaggio odierni, come la scrittrice, attrice e regista ebrea Miriam Camerini, che si trova attualmente in Canada e ci ha inviato un contributo che tra poco vedremo, l'imam di Milano e presidente della comunità religiosa islamica italiana, Yahya Pallavicini. Benvenuto, imam. Grazie, buona giornata a tutti. La massima autorità della Chiesa taoista d'Italia, il reverendo prefetto Li Xuanzong. Benvenuto, reverendo. Benvenuto, felice giornata. Grazie. Il filosofo, docente, sacerdote cattolico Don Antonio Ascione. Benvenuto, Don Antonio. Salve a tutti. Il teologo docente e direttore del Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso, padre Edoardo Scognamiglio, benvenuto. Buona giornata a tutti. Il nostro navigatore, compagno di tanti viaggi, Carmine Matarazzo, direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali, benvenuto prof. Salve a tutti i nostri ascoltatori e i nostri ospiti che oggi sicuramente ci daranno un ulteriore contributo per crescere, per domandarci correttamente qualcosa sulla fede. E ci saranno anche altri ospiti amici che vi presenterò in seguito, perché interverranno in altri momenti di questa ricchissima puntata che si preannuncia tutta da scoprire. Ma nel frattempo partiamo a vele spiegate, lascio il timone a Carmine Matarazzo chiedendogli di interpellare padre Edoardo Scognamiglio per una riflessione introduttiva. Caro don Edoardo, questo tempo di pandemia non è affatto passato. Molti ci dicono che il tempo di pandemia è quasi finito in questa fase seconda, tanto che siamo un po' più animati da sicuramente buone opzioni di scelta per la vita ancora una volta, e sicuramente lo eravamo anche prima. Ma se riflettiamo bene, la fase 1 ha dato uno scenario, ha aperto uno scenario, quasi che tutti i problemi si fossero eclissati. Io ho avuto questa impressione, ma molti altri come me. Tutti i problemi, i grandi problemi, anche i motivi di divisione, all'improvviso si sono eclissati. C'è stato perfino chi nel piccolo o nel grande scenario dei rapporti umani ha evocato perfino il miglioramento delle relazioni nell'immediato, sentirsi vicini pur essendo lontani, il superamento perfino delle conflittualità. Una social catena, per evocare Giacomo Leopardi, al fine di combattere il nemico number one dell'umanità, ovvero un piccolo, insidiosissimo e pericolosissimo virus. Ma le religioni in questa pandemia, le confessioni cristiane, hanno avuto un ruolo? Beh, intanto grazie per l'invito, credo sicuramente sì. Io mi sono chiesto in quale prospettiva vorrei in questi pochi minuti assumere una prospettiva più esperienziale, porto anche la mia esperienza qui. Sono a Maddaloni, rettore della chiesa di San Francesco, dove c'è l'antico convento dei frati. Ho vissuto la pandemia come tutti quanti gli altri, come tutti quanti voi, in questo forzato isolamento, e mi sono convinto che
L'anima di una comunità è la comunità stessa, per cui le religioni, le comunità religiose, le religiose si sono organizzate, no? Per fare solidarietà, per fare comunione spirituale. Però io mi sono convinto proprio in questi giorni che l'anima di una comunità è la comunità stessa. Voglio dire questo, cioè quando abbiamo ripreso le celebrazioni, per esempio, nella nostra splendida chiesa di San Francesco a Maddaloni, io ho provato una profonda emozione. Una grande, grande emozione. Eppure ho sempre pregato da solo, ovviamente, nel tempo della pandemia. Eppure c'è stata una comunione spirituale con i fedeli. Eppure ogni giorno abbiamo celebrato l'Eucaristia in diretta streaming. Quindi c'è stato un supporto virtuale da parte della comunità francescana, però da parte, io credo, di tutte le comunità cristiane, non cristiane, interreligiose. Però la possibilità di incontrarsi, di vedersi, di guardarsi negli occhi, di condividere anche una paura, di condividere anche un progetto, una speranza, è tutt'altro. Quindi credo che tutte le comunità cristiane, e credo anche a nome delle altre comunità interreligiose, abbiamo provato in qualche modo il bisogno di stare assieme, il bisogno di condividere una fede che è fatta anche di incontro, di volto. E quindi la nostra comunità si è organizzata. Noi abbiamo portato avanti un progetto anche di statistica sui temi della libertà religiosa in tempo di pandemia, sull'assenza del culto quotidiano. Ed emerge da parte dei fedeli, in questo caso cristiani, emerge chiaramente proprio il bisogno di incontrarsi. Quindi sicuramente abbiamo fatto rete, abbiamo fatto comunione virtuale, ma emerge dentro di noi il bisogno di incontrare l'altro. Se ancora un minuto volevo citarvi, ho ritrovato questa vecchia10 espressione secondi. valido di Raymond Panikkar, no? Se vogliamo pensare, se ci vogliamo incontrare con Dio, dobbiamo incontrarci tra di noi. Quindi noi abbiamo bisogno di un dialogo vivente. Amo, voglio, penso e acquisto significato se incontro l'altro. Quindi in tempo di pandemia, secondo me, è fondamentale recuperare le relazioni interpersonali tra di noi. Grazie, buona. Grazie, grazie mille Padre Edoardo per il prezioso contributo alla riflessione e nella scia anche di questo afflato fraterno, della citazione di Panikkar, lanciamo il videomessaggio inviatoci poche ore fa dal Canada dalla nostra amica Miriam Camerini. Grazie a voi, buona giornata. Buongiorno a tutti. Il mio contributo, ancorché da lontano, riguarda un paio di cose che ho visto. Io sono ferma a Montreal, in Canada, dall'inizio del lockdown. Ero qui per caso in vacanza e sono rimasta qui dalla prima metà di marzo. E a Montreal c'è una comunità ebraica molto interessante, abbastanza numerosa, formata in buona parte da ebrei hassidici, quindi gli ebrei che tutti avete visto ultimamente sulla serie Netflix Unorthodox o Shtisel, e insomma sono ebrei molto riconoscibili. E, ovviamente il decreto di chiusura di tutti i luoghi di culto, quindi chiese, moschee e sinagoghe, ha interessato anche le comunità ebraiche in tutto il mondo. Qui a Montreal recentemente ho sentito che in uno dei quartieri, appunto qui a nord della città in cui abitano i Hasidim, appunto gli ebrei più osservanti, si sono organizzati anche finalmente adesso che è primavera perfino qua, per svolgere le funzioni religiose pubbliche in strada, quindi ognuno nel suo cortiletto, nei quartieri residenziali, nelle vie dove abitano, da Pasqua, ma in realtà anche da prima, sfidando il gelo, hanno iniziato a pregare ognuno nel suo cortile con un rotolo della Torah, quindi il sefer, quel rotolone di pergamena, che si passano da una casa all'altra, e quindi ci sono queste sorte di sinagoghe improvvisate nel quartiere. E questo è molto bello, ovviamente. La settimana scorsa passeggiavo lì e ho notato che c'era sopra una di queste casette, sono case a 3 piani di solito, in cima all'ultimo piano era appeso uno striscione con scritto in inglese "Amiamo sentirvi pregare", "We love to hear you pray", e poi c'era una scritta in Yiddish, proprio con i caratteri Yiddish, con scritto "Adank", cioè grazie. E praticamente dei vicini di casa non ebrei quebecois, magari cattolici oppure protestanti o non lo so, avevano appeso questo striscione esprimendo comunque il piacere di sentire queste
famiglie, queste comunità che si sono auto-organizzate per pregare. Quindi invece che manifestare ostilità verso il fatto che questi stanno in strada, fanno rumore, eccetera, c'era un grande clima di fratellanza. E allora mi sono messa a chiacchierare con i bambini della famiglia ebraica hassidica che stavano lì sul porticato, gli ho chiesto ma chi sono i vostri vicini, mi hanno detto ah, sono dei ragazzi giovani, non ebrei, e siamo in ottimi rapporti, così poi mi hanno invitato da loro a mangiare e insomma è stata anche un'occasione per me per entrare un po' in contatto con la comunità di Montreal. E questa cosa di pregare per strada è bellissima e forse dovremo continuare a farla anche dopo. Auguri. E ringraziamo Miriam per la bella testimonianza. Salutiamo Padre Edoardo che deve lasciarci per impegni urgenti in episcopio. In quest'ultimissima frazione di tempo, sono pochi secondi, chiedo a Don Antonio Ascione di raccontarci in che modo il laboratorio Fede, Ragione e Religioni, ha riflettuto su questa pandemia. Sì, questo laboratorio, in altre parole, è un luogo adesso diventato virtuale, quindi non più seminariale perché ha sede nella Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. E dunque in questo periodo ha lavorato un po' meno rispetto al solito. E beh, ci siamo interrogati proprio dicendo in che modo la pandemia mette in gioco di nuovo questa volontà, questo desiderio di incontrarsi. Certamente l'assenza di relazioni in presenza ha messo dentro il cuore di tante persone il desiderio di incontrarsi, ma questo incontro non è solamente un incontro di affetti o di sentimenti, questo incontro deve essere anche un incontro delle ragioni, delle riflessioni, un incontro culturale, perché solo conoscendoci, solo frequentandoci, solo stando insieme, e quindi cercare percorsi insieme, ecco, possiamo aiutarci l'un l'altro e soprattutto anche in questo periodo così particolare. Io chiedo scusa a Don Antonio, ma siamo giunti alla prima pausa pubblicitaria. Noi ci rivedremo, avremo altre occasioni nel corso di questa puntata di parlare con Don Antonio. Riprenderemo il discorso tra pochissimi minuti. Restate con noi, a tra poco. Ed eccoci ritornati insieme, riprendiamo il nostro percorso alla scoperta del contributo delle religioni al tempo della pandemia. Come avete sentito fin dall'inizio della puntata, oggi abbiamo tanti amici e teologi di differenti religioni, Islam, ebraismo, taoismo e naturalmente cristianesimo, nelle sue diverse tradizioni e confessioni. Non so voi, ma io sono davvero ansioso di ascoltarli per conoscere i loro approcci e punti di vista. Nel frattempo, come vedete, ci ha lasciati Padre Edoardo Scognamiglio, che aveva un appuntamento in episcopio, e ci ha lasciati, ma solo momentaneamente, Don Antonio Ascione, che ci raggiungerà nuovamente nell'ultima parte del programma. Ci hanno però raggiunti altri amici, la pastora Lidia Maggi della Chiesa Battista. Benvenuta. Benvenuta, pastora. Buongiorno, benvenuti a voi. La teologa Lucia Antinucci, presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli. Benvenuta Lucia. Benvenuta a voi. Buongiorno a voi. Come dicevo, sono desideroso di conoscere i punti di vista degli amici delle altre religioni e chiedo dunque all'imam Pallavicini quale riflessione ha elaborato la comunità islamica a livello globale e nello specifico in Italia. Per intraprendere questo tempo, per interpretare questo tempo di pandemia e le sue vicende. Prego, Imam. Sì, ma intanto c'è stato effettivamente un riaggiornamento di alcune esperienze anche di interpretazione delle scritture e della teologia islamica da un punto di vista storico e quindi di riadattamento al contesto dove noi viviamo. Per fare degli esempi concreti, effettivamente dai minareti delle moschee dell'Africa ed in Asia, in Medio Oriente, si è ripresa una chiamata alla preghiera che in tempi di tempesta o di peste o di appunto epidemia nel passato prevedeva il fatto che il muezzin, cioè il cantore, colui che chiama normalmente alla preghiera per venire in moschea,
anziché dire venite alla preghiera, diceva pregate a casa. E quindi c'è questo scenario molto particolare di un riaggiornamento di usi in contesti simili che sono stati ripresi. Un altro simbolo un po' complesso è quello che Mecca, cioè il centro spirituale di riferimento verso il quale si indirizzano le preghiere dei musulmani 5 volte al giorno ed è il luogo anche del pellegrinaggio rituale dei musulmani, è stata chiusa. Cioè niente pellegrinaggio, niente visti, niente visite, niente preghiere persino nel santuario di Mecca. Proprio perché ha prevalso anche da un punto di vista teologico non tanto l'isolamento ma la salute, cioè il fatto comunque di far prevalere la ricerca della salute nella preghiera, ma sacrificando la preghiera comunitaria e sacrificando anche le convergenze o anche le corrispondenze di momenti di fratellanza che sono molto importanti. Questo in una prima fase. Però abbiamo voluto anche sensibilizzare le istituzioni laiche, occidentali, europee e anche italiane a considerare tra le priorità in fase di riapertura delle attività pubbliche anche le esigenze spirituali e rituali dei fedeli, dei credenti del popolo italiano o europeo. E quindi è stato necessario, se posso dire, riaggiornare anche un'interlocuzione interistituzionale, cioè che il mondo secolarizzato, laico, politico si facesse carico anche di considerare i propri cittadini non soltanto come consumatori, ma anche come credenti, garantendo non soltanto un accesso a dei consumi, ma anche a delle possibilità proprio di ritualità, di partecipazione e conforto spirituale. Ringraziamo l'imam Pallavicini per la testimonianza. Ecco, un interrogativo analogo vorrei rivolgere al reverendo Lin Xuanzong, chiedendogli in che modo la Chiesa taoista ha appunto reagito alla pandemia. Allora, il coronavirus ci ha interessato particolarmente perché nella nostra Chiesa, purtroppo e fortunatamente, perché c'è stato un solo caso, una nostra novizia di Cremona, facendo l'infermiera, purtroppo si è ammalata. Ora, grazie a Dio, insomma, ha superato questo problema. Chiaramente questo ha modificato sia la nostra prospettiva, ma anche il nostro approccio. Beh, sapete, quando sente parlare di migliaia di ammalati, sì, ne comprendi ovviamente la gravità, ma quando viene coinvolta una persona vicino a te, che conosci, che vuoi bene, le cose cambiano. Il virus smette di essere qualcosa di misterioso e lontano, tutto sommato, e diventa invece molto chiaro, molto presente. Per cui fin da subito ci siamo adattati alla situazione. Come le altre regioni abbiamo risentito, e questo per me è una cosa molto importante, un punto di chiave molto importante, abbiamo risentito l'impossibilità della pratica culturale collettiva. E così come le nostre opere di assistenza e vicinanza agli ultimi hanno avuto un brusco arresto, anche se poi in qualche modo siamo riusciti a sostenerle. Io credo che chiudere il luogo di culto, e mi ricollego per questo a quanto diceva l'imam precedentemente, l'imam Pallavicini, è stata chiaramente una necessità sociale, lo capisco, ma onestamente non lo condivido, si potevano trovare altre forme. Comunque sia, per questa ragione fin da subito ci siamo preoccupati di non far mancare la presenza comunitaria tramite il web, come abbiamo fatto tutti, tutto sommato. A livello internazionale ci siamo mantenuti in contatto, abbiamo mandato aiuti, abbiamo ricevuto aiuti, specialmente in quelle aree in cui non è possibile trovare mascherine e così via. Insomma, in conclusione, penso che questa pandemia sia stata una via sicuramente di rafforzamento dei rapporti umani, ma anche un test per la tenuta sociale delle nostre comunità. Come tutti abbiamo imparato molto da questa esperienza e se ci sarà un'altra occasione penso che non saremo impreparati. Grazie, grazie mille Reverendo Lee. Finora abbiamo sentito le voci dei nostri amici di fedi diverse, abbiamo ascoltato i pareri tecnico-teologici dei professori Ascione e Scognamiglio.
quale sia la risposta del cristianesimo alla pandemia è stata un po' la domanda di fondo di tutte le puntate del nostro programma finora, ma come sappiamo la plurimillenaria riflessione cristiana include anche una pluralità di tradizioni che vogliamo valorizzare con lo stile ecumenico che ci contraddistingue. Dunque vorrei chiedere alla pastora Lidia Maggi in che modo la comunità cristiana evangelica ha reagito alla pandemia. Forse la prima cosa da dirci è che la pandemia ha riguardato tutti, è stato un trauma collettivo che ha coinvolto direttamente i corpi, le persone. E allora in questa riflessione non è tanto avvenuto la possibilità di distanziarsi per guardare dall'esterno qualcosa che riguardava l'altro, ma è qualcosa che riguardava noi e che ha coinvolto ogni aspetto delle nostre vite, dalla celebrazione ma anche alla cura pastorale, alla possibilità di incontrarsi. Le chiese, la Chiesa è il corpo di Cristo e la prima cosa che è stata coinvolta in questa pandemia sono proprio i corpi che sono stati relegati, i corpi che sono stati, si sono ammalati, che sono morti. Ecco, le chiese della Riforma hanno reagito vivendo la crisi, stando nella crisi, consapevoli che questo trauma le riguardava e che non avevamo la giusta lucidità per una riflessione pacata, ma che dovevamo affrontare l'emergenza, e l'emergenza è stata affrontata con un atto di responsabilità e di ubbidienza verso tutti quei protocolli che sono stati dati dallo Stato, ma anche con la necessità di fare una riflessione simbolica sull'applicazione di questi protocolli, perché la vita della Chiesa, dalla liturgia alla cura pastorale, alla gestione degli aiuti, ha a che vedere con l'aspetto simbolico. E questo significa che ogni azione che noi stiamo applicando è accompagnata anche da una riflessione sul simbolo che veicoliamo. Che cosa significa misurare la temperatura dalla testa? Sembra quasi una pistola puntata, e allora perché non usare il polso? Ecco, questo è un piccolo esempio per dire cosa vuol dire accompagnare un protocollo, l'applicazione di un protocollo anche alla riflessione più simbolica che permetta di conservare o almeno di preservare il senso. E questo poi accompagnato da una riflessione più estesa che ci porta a riflettere in un momento in cui non ci è data la possibilità di incontrarci che cosa significa essere comunità e tutto il dibattito che è ancora in corso. Effettivamente la situazione apre scenari e mondi per ulteriori riflessioni. Grazie mille, pastora Maggi. Mi sposto su un'altra teologa che è Lucia Antinucci, che saluto, eccola qui. Allora, Lucia, volevo chiederti, alla luce della tua esperienza di presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli, secondo te in che modo il confronto teologico cristiano-ebraico ha contribuito alla riflessione sulla pandemia? Sì, anzitutto grazie al direttore, saluto i telespettatori. Sì, anche il dialogo ebraico-cristiano ovviamente si è confrontato sul tema della fede, dell'esperienza religiosa al tempo della pandemia. E bisogna dire che in questo periodo noi abbiamo cercato di portare avanti le nostre attività in videoconferenza, quindi abbiamo soltanto eliminato qualche evento e abbiamo continuato questo confronto partendo appunto dal senso del vivere la fede in situazione di pandemia. E bisogna dire che in questo periodo, poi particolarmente in Campania, Napoli e Campania, il dialogo ebraico-cristiano si è aperto sempre più anche alla dimensione interreligiosa. C'è stato un continuo
confronto e collaborazione con il Centro Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture. Quindi questo tema del confronto della fede in tempo di pandemia si è realizzato non soltanto fra ebrei e cristiani, ma anche nel confronto con i buddisti, taoisti, ecco con l'amico reverendo Lik Suan Song, la fede Baha'i, l'Islam. In questo periodo, per esempio, abbiamo avuto il contributo dal punto di vista ebraico di Luciano Tagliacozzo su queste tematiche dal punto di vista delle scritture ebraiche e del Talmud, di Paolo Ferrara per le sue competenze scientifiche, di Maurizio Di Veroli che ha offerto il contributo di brani musicali. E da questo confronto ebraico-cristiano e confronto anche interreligioso è emerso che in effetti la fede, la spiritualità è di grande aiuto per vivere con fiducia e speranza questo momento di grande dolore e di dare senso all'impegno per la solidarietà come misericordia e compassione. Ringraziamo e salutiamo Luci Antinucci e la Pastora Maggi per i loro contributi preziosissimi. Siamo giunti alla seconda pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra pochissimi minuti. Restate con noi, a tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme per scoprire il contributo delle religioni al tempo della pandemia, con un parterre di ospiti decisamente ricco e variopinto, che ha dato voce alle tradizioni dell'ebraismo, dell'islam, del taoismo e naturalmente del cristianesimo nella sua ricchezza di articolazioni. In questo ultimo frammento della nostra riflessione insieme, vorrei soffermarmi sui libri sacri di riferimento delle diverse religioni rappresentate dagli ospiti che sono ancora qui con noi. Partendo da Carmine Matarazzo e da Don Antonio Scione, mi piacerebbe scoprire in che modo i testi sacri di ciascuna religione affrontano i temi della malattia e in particolare dell'epidemia. Prego, professor Matarazzo. È certo che una delle domande che in genere si pone e che poniamo di fronte a momenti di tragicità della vita, della morte, del dolore, che senso abbia la sofferenza, che senso abbia la morte. In genere, quando si vive pienamente la vita, il divino, tutto ciò che è provvidenza, tutto ciò che appartiene alla sfera della trascendenza, quasi è in sordina. Siamo cioè più facili, probabilmente, Don Antonio, a reclamare anche dal punto di vista e in un'ottica bioeticistica di cui tu ti sei occupato recentemente, no? Il rapporto alle religioni e al modo con il quale molto spesso noi assistiamo, come dire, alla non domanda, quindi a una domanda più della ovvietà, no? Diciamo così, perché Dio ci dovrebbe essere nel momento della gioia, ma perché Dio ci abbandona nel momento del dolore? Lascio a te una riflessione per come la morte e la sofferenza è stato sentito in questo tempo della pandemia, a partire dai testi biblici, nonché dalla riflessione teologica. Sì, partirei soprattutto da una prima considerazione. Questo tempo è un tempo che ha messo a nudo la fragilità dell'uomo. E in questo periodo in particolare l'uomo ha dovuto fare un po' i conti con se stesso. Inevitabilmente nasce forte poi la domanda su Dio, perché Dio permette tutto questo. E in questo periodo possiamo dire anche che c'è stata una grande domanda di religione, di fede, no? Perché tutte le religioni interpellano un bisogno di salvezza da parte dell'umanità. Ora, dal punto di vista della fede cristiana, la domanda su Dio di fronte alla morte, di fronte al dolore, è una domanda tragica, alla quale non rispondiamo attraverso ragionamenti, se non attraverso un messaggio biblico che ci viene appunto dai testi delle Sacre Scritture. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. E la storia dell'ebreo Gesù di Nazareth è una storia certamente marginale rispetto alla storia mondiale del tempo. E tuttavia quell'uomo, Gesù di Nazareth, si presentò come l'inviato del Padre pieno di potenza straordinaria. E questa potenza straordinaria stava soprattutto nel curare.
gli ammalati. E uno dei testi biblici antichi appunto del cristianesimo comune all'ebraismo è appunto il testo del Messia che deve venire attraverso proprio queste immagini, no? Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a fasciare le piaghe dei poveri. E quindi nel cristianesimo noi troviamo non una risposta, intellettuale al male, al dolore, ma la prossimità, la vicinanza di un Dio che fascia le piaghe del popolo in difficoltà. Ricorderete forse probabilmente anche la parabola del buon samaritano. Lì è la parabola di un Dio che viene accanto all'uomo, cura l'uomo e poi lo attende al momento della resurrezione finale. Grazie Don Antonio per queste bellissime parole. Ora passerei a quella che forse è la religione meno conosciuta in Occidente, il taoismo, e chiedo dunque al Reverendo Li quali sono i libri sacri del taoismo e in che modo questi testi affrontano i temi della malattia e in particolare dell'epidemia. Sì, certamente. Allora faccio riferimento sostanzialmente per questo mio intervento a tre testi. Il Tao Te Ching e il Chuang Tse, che sono rispettivamente del IV e del III secolo, avanti Cristo, e alla sterminata letteratura di Sima Chenzhen, un taoista, sacerdote, medico, mistico, liturgista, vissuto intorno al VII secolo d.C., che per la sua influenza delle sue opere nel taoismo equivale praticamente a San Tommaso d'Aquino nel cristianesimo. Egli ha scritto tantissimo, sia sulla pratica interiore, sia sulla pratica della sulla malattia e sulla guarigione. Nel taoismo queste tre cose hanno sempre un significato religioso e influiscono sulla pratica religiosa. Ora, il taoismo, per capire questo, bisogna capire il concetto di come il taoismo concepisce l'essere umano. Lo vede come un tutt'uno, innanzitutto, costituito da una particella divina che si incarna in un corpo fisico e che manifesta la sua presenza con l'attività mentale. Venendo a noi, la malattia è uno stato di disequilibrio, la cui eziologia può essere esterna o interna chiaramente. La malattia ha un luogo in cui si manifesta, che è sicuramente il corpo fisico, e ha un valore, scusate, sia personale sia sociale, che cambia a seconda della nostra percezione della malattia stessa. Perché noi esseri umani abbiamo bisogno di capire quello che ci succede, e ne cerchiamo sempre la ragione. Infatti, in questo periodo pandemico, la grande domanda è stata: perché è successo e che impatto ha avuto nelle nostre vite? Ora, entrando nello specifico, il taoismo non dà un valore negativo al corpo, anzi, ne enfatizza il carattere luminoso, perché è una manifestazione stessa del divino. Il corpo, per noi taoisti, è uno strumento indispensabile per la pratica, indubbiamente. Non lo consideriamo né un dono divino né il luogo del peccato, ma un abito di cui siamo responsabili. Ora, sebbene da una parte il corpus è il locus immediato della malattia, e questo lo dice il Tao Te Ching al capitolo 13, fa una semplice riflessione, dice: se non avessimo un corpo non avremmo alcuna malattia. Mi permetto di intervenire: se non avessimo un corpo non ci potrebbe essere malattia. Imam Pallavicini, cosa dice in merito il Corano? Beh, il Corano effettivamente è stato oggetto anche di una reinterpretazione di trattati teologici all'interno del quale ci sono diverse opere che si chiamano la medicina del profeta. E nella medicina del profeta si cerca di commentare e riaggiornare quelle che possono essere i segni di Dio anche in momenti di prove che possono passare anche da delle forme di dramma o di tragicità o di travaglio come la malattia o come la pandemia. E quindi in quel senso lì un versetto di riferimento fa riferimento al fatto che in ogni malattia e in ogni prova c'è un rimedio e l'uomo deve sforzarsi di affrontare, accettare questa prova, ma cercare il rimedio, cercare la cura. Non si può essere fatalisti e lasciarsi abbandonare né dalla pena né dal dolore, ma piuttosto superare il dolore e la pena con la
scoperta della cura che deve essere effettivamente ripresentata. E all'interno di questa cura il Corano fa riferimento almeno a due possibili invocazioni, e sono invocazioni che hanno due caratteri diversi e complementari. Il primo è quello di cercare il sostegno di una presenza spirituale che appunto è presente, e come presente la cura. E per concludere c'è anche la questione comunque di trovare una pace spirituale, che è quella che effettivamente deve essere il richiamo ultimo anche al superamento di queste prove. La ricerca della pace. Grazie Imam Pallavicini per il prezioso contributo. Voglio sterzare un po' dal campo strettamente teologico verso l'indagine più antropologica, direi, e chiedo a Carmine Mataraccio, Don Antonio Scione, ma questa pandemia ci ha davvero cambiati? Abbiamo tanto sentito parlare di cambiamento, nulla sarà più come prima, non saremo più come prima, ma davvero siamo cambiati? E se sì, come? Professor Mataraccio. Ma io ho riposto una speranza nel tempo della pandemia e in questo tempo della pandemia, cioè ho colto veramente come indicazione preziosa quella dei Papa Bergoglio: non lasciamo che questo tempo venga sprecato, però c'è bisogno di fare storia, e la storia l'abbiamo inventato, ho detto qualche altra volta, perché siamo facili a dimenticare, e quindi gli insegnamenti poco servono se non li teniamo sempre come memoria che possa vivacizzare il nostro presente e futuro. È probabile che questo tempo venga sprecato? È probabile che subito dopo potremmo essere perfino peggiori rispetto a prima? Ecco, mi permetto di interloquire in un certo modo con l'amico Don Antonio per dire: migliori o peggiori, Don Antonio? Beh, io intanto direi che prima di tutto abbiamo tutti acquistato una nuova consapevolezza. Ora bisogna far tesoro di questa consapevolezza, e questa consapevolezza che ci cambia fondamentalmente, nella misura in cui prendiamo coscienza di tutto ciò che è avvenuto, sta avvenendo e potrà avvenire, e quali sono i passi ulteriori che possiamo fare. Quindi innanzitutto sì, un cambiamento riguardo alla consapevolezza. Però riguardo all'azione che ne deriva da questa consapevolezza, e beh, questo è poi l'impegno e la responsabilità di tutti, di molti. Certamente possiamo dire una prima conclusione. Primo è che siamo insieme su questo mondo, e quindi siamo tutti, come diceva Papa Francesco, sulla stessa barca, e dunque acquisiamo una nuova realtà della globalizzazione, che non è più semplicemente quella dei mercati e delle merci che hanno libera circolazione, ma quella anche delle persone e delle relazioni. E in fondo poi un'ultima riflessione è proprio questa, cioè questo ci mette in grado di poter pensare ad un dato importante, che dobbiamo, non possiamo, dobbiamo aver cura gli uni degli altri, indipendentemente dal proprio credo, dalla propria fede, dalla propria cultura. Dobbiamo aver cura gli uni degli altri, avendo cura di te, in qualche modo anche cura di me stesso. Che belle parole, Don Antonio. Mi dispiace davvero tanto interrompere questa bellissima conversazione, ma il cronometro freddo, cinico, ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un grazie particolarmente sentito a tutti i nostri ospiti odierni. Grazie per questo confronto, che spero sia stato per tutti costruttivo. Con la puntata di oggi non abbiamo voluto fare sincretismo, non abbiamo voluto dire che le differenze tra le diverse religioni non esistano o vadano abbattute, ma al contrario. Abbiamo voluto ribadire ancora una volta che queste differenze sono una fonte di arricchimento per tutti noi, e che le distanze tra noi non vanno vissute come spazio di conflitto, bensì come spazio da riempire di doni reciproci, perché la via delle religioni è la via del dialogo e della pace. Grazie a tutti davvero di cuore, e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.